Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti, se è la prima volta che ci incontriamo, anche se in modo virtuale, e interattivone anche oggi, domande sempre più interessanti. E cerchiamo di smaltire le vostre richieste. Andiamo a chiedere alle carte, andiamo proprio a bomba, come si suol dire, poi dopo magari facciamo due chiacchiere, così non vengo neanche rimproverata di impiegare troppo tempo ad iniziare. Scherzo. E grazie per i messaggi bellissimi che mi avete scritto. Andiamo a chiedere alle carte. Carte. Questa persona a cui noi pensiamo aveva giurato amore eterno, oh, montagne, promesse, cose grandi. E invece, ecco, questa è la domanda dell'interattivo. Ci aveva giurato amore eterno, grandi cose, e invece, puntini, puntini, e andiamo ad interrogare le carte. Scegliete la vostra variante, gialla, blu o rossa. Pensate alla situazione, la persona, non lo so, rispetto alla quale volete chiedere. Stoppate il video, fermatevi, riflettete, quello che desiderate. Io inizio. Accantoniamo intanto due varianti, abbiamo un bel po' di carte, andiamo proprio a farci un po' i fatti di questa persona. Vediamo un po' questa persona, cos'è che ha combinato. Iniziamo con le prime tre carte. Oh, eccoci qua. Questo personaggio è un simpaticone, uomo o donna che sia. Vediamo se riesco a mettere a fuoco da qui. Perfetto, si dovrebbe vedere bene, perché sono molto belle. E questa è una persona coreografica, è entrata nella vostra vita proprio, vedete, a passo di danza. Con tutto ciò che di bello era presente nel suo sacchetto, così, nella sua borsa degli attrezzi, ecco. Questa è una persona che sa fare le cose, che sa coinvolgere, è una persona divertente, allegra, che riempie le giornate, che ti riempie di attenzioni, che fa sembrare la vita una festa. Quando passate il tempo con questa persona sembra di essere in una favola, tutto sembra artefatto nel senso positivo, ma non sembrava finto, almeno all'epoca. Tutto sembrava vero, sapeva proiettarvi in storie nuove, eravate voi i protagonisti di queste avventure. Sapeva farvi vivere ad occhi aperti quelli che per voi erano stati fino ad allora solamente dei sogni. E proprio questa atmosfera del circo. E però, probabilmente, come ogni buon circense, mette la tenda in un posto, lo spettacolo finisce, quando le luci si spengono, il sipario cala via i riflettori. All'improvviso vi siete ritrovati nel nulla. Lui era ripartito con la sua compagnia senza darvi spiegazioni e vi aveva forse fatto pagare anche un biglietto e ve ne siete resi conto solamente dopo, cioè solamente una volta usciti fuori da questo clima di festa, di gioia e di giostra. Non lo so, ragazzi, poi confermatemi voi. Quindi questa persona è entrata così nella vostra vita, aveva promesso grandi cose e vi aveva venduto un bel prodotto. Altro che, vediamo un po'. Il 7 di spade. Passiamo da questa luce, passiamo dalla meraviglia di questo circo a queste vetrine, a questa periferia, a questa situazione critica. Ho una persona che vi ha in realtà depredato di qualcosa. Forse vi aveva promesso tanto, in realtà si è portato via qualcosa di voi. E io credo che il contatto, a me fa pensare tanto alla periferia di Amsterdam, o quantomeno, non lo so se è ad Amsterdam, comunque dove ci sono i locali a luci rosse. E, la malavita, il pericolo, oh, questa è una persona che ha millantato. Ed è una persona che appunto con la faccia cerata come quella di un clown ha finto un sorriso, cioè si era dipinto nel volto un'espressione che non era la sua. E non dico che lo abbia fatto in maniera intenzionale, però forse è un imbroglione seriale. Ecco, qui non è un serial killer, ma è un chiacchierone seriale, quello sì. Sicuramente ci deve essere stato un contatto a livello anche fisico e forse vi siete sentiti poi alla lunga anche in saldi, svendute per questa persona che si è appropriato di qualcosa di voi e se non è un qualcosa di materiale, cioè se non vi ha imbrogliato, non vi ha portato via tempo e soldi, vi ha portato comunque via delle attenzioni che voi avete dato con il cuore sincero. E il suo comportamento vi ha colto alle spalle poi quando si è allontanato.
Mi ha lasciato tristi. Guardate, sembra quasi anche lei una circense dopo lo spettacolo e che va a chiedere comunque conforto, consiglio, sostegno da un'altra persona che però cosa può fare questa specie di Monna Lisa dal sorriso impassibile? Non ti può dire nulla, se non io te l'avevo detto, probabilmente eravate stati messi anche in guardia da questa persona. Cioè, avete avuto nella vostra vita una persona che vi aveva detto attenzione al tipo che stai frequentando, ma per voi, guardate, quest'oca era stato uno starnazzare a vuoto. Probabilmente avevate anche giudicato male la persona che vi aveva dato questo consiglio, ora però dovete tornare da lei, quantomeno in silenzio, se non per le vostre rimostranze che, poiché la situazione si è avverata, non ci sono, non ci saranno, quantomeno per avere una spalla su cui poter piangere. Anche se oramai il fatto è accaduto, vediamo un pochino lui. Afflizione, si conferma, guardate un po'. Tutte e due le carte parlano di lacrime, parlano di sofferenza, parlano per l'appunto di afflizione. Questa persona comunque vi ha fatto soffrire e ha lasciato dopo di lei questo stato d'animo nel vostro cuore, come se vi sentiste trafitti da mille spade. Qui ne abbiamo 10, ma comunque sia, la sofferenza è tanta. E sono spade che tuttora vi fanno male, perché ne siete proprio, cioè voi siete ancora nel fulcro pulsante, dolente della situazione, cioè non la state vivendo con rabbia alla lontana. Voi state vivendo proprio il dolore come quando vi fa male il dente, il nervo pulsa dentro al dente. Ecco, voi sentite pulsare questo dolore. A meno che questa persona non si è allontanata del tutto, e quindi come un circense va e viene, va e viene, va e mette tenda nella vostra vita, va e mette tenda, voi glielo permettete, poi quando torna al circo siete sempre tutti contenti, finalmente al circo, e invece no, dovete stare attenti a questa persona. Perché voi siete una persona dolce e affascinante. Avete il vostro carisma, sapete attirare, potete pretendere di meglio, nonostante le grandi promesse che questa persona vi ha fatto, non è una persona che fa bene a voi. Siete una persona solida sul vostro trono di pietra, e siete una persona avvenente. Io confermo il contatto fisico tra voi, c'è stata storia, c'è stata passione e lui però deve avervi portato via un po' di sentimento. E comunque in voi non è giunto nulla da lui. L'orgasmo sì, forse, ma forse neanche il suo probabilmente è riuscito a darne a voi, non lo so, però qui c'è qualcosa che vi ha appunto portato via. L'unica parte scoperta del corpo non è solo per l'avvenenza, è il petto, comunque abbiamo il chakra del cuore, andiamo dal plesso solare al chakra dell'espressione, quindi questa persona vi ha portato via energia, sentimenti e vi ha lasciato secondo me senza parole. Cioè, si è comportato in una maniera talmente imprevedibile e che non potevate aspettarvi, che ha talmente contraddetto quello che lui diceva, è stato appunto contraddetto dal modo in cui si è comportato, che siete persino rimasti senza parole. E lui è riuscito in questo. Allora, questa è una carta molto bella da un lato, perché è la vittoria dei sentimenti. Ok, perfetto. Però in questa stesura io credo che la vera vittoria di quest'uomo che si autocelebra, perché è un uomo che si autocelebra, vedete, se la mette da sé la corona, la quasi alza proprio come se stesse davanti al palco del circo di prima, no? Come se stesse alzando il cappello per salutare la platea e dire: guarda quanto sono bravo, la palma della vittoria da un lato e l'alloro sulla testa, me lo metto da me e me lo tolgo da me. Nell'ambito dei sentimenti, ovviamente, come se avesse, avete presente gli uomini quando guardano la partita? Come se stesse sollevando il trofeo della Champions League. Ma lui sta lì, solleva il suo trofeo. Siete stati un trofeo per lui, uno dei tanti. Siete l'ultimo, forse il più importante, il più grande in ordine di tempo. Però questo è un, sì, è un Don Giovanni freddo o seriale, per l'appunto. Lo è. Si conferma un fetentone. Vediamo un po' com'è la situazione vostra adesso. Lo stato d'animo, circondati da spade, con le stesse spade che vi trafiggono tuttora.
Anche nei momenti in cui state un po' meglio, però sono sempre vicino a voi. È come se in ogni momento voi steste ricordando di questa situazione e non riuscite comunque a staccare il pensiero. Diciamo che la cosa peggiore che vi ha fatto, oltre che ad approfittare di voi e a farvi soffrire, vi ha monopolizzato il pensiero proprio per l'abilità che ha avuto di circuirvi. Essendo un carismatico, tuttora voi lo avete nella mente e lui lo sa. E tornano sempre questi narcisisti con questi meccanismi in cui vogliono essere sempre prime donne e non vogliono il sentimento della persona, la vogliono portare in una sorta di schiavitù psicologica. Comunque voi siete orientati a pensare a lui, però è un pensiero che vi fa male, comunque un qualcosa di sterile. In ogni cosa che fate, e qui stiamo attraversando le acque, il sentimento, guardate al passato, vedete come guardate indietro, vi ci spingete voi perché siete voi che state remando. E sempre con le vostre spade, le vostre afflizioni, le portate sempre a fianco a voi. Cioè, qui vi dovete liberare voi, ragazzi e ragazze. Non dovete dare a lui questo potere. Perché se continuate a farlo, per lui è tutta una conquista. Lui gioca, la sua vita è un continuo show. È appunto una prima donna. È oltre che un clown di circo, è un pagliaccio nella vita. E quindi voi a questo pagliaccio state dando il ruolo del sovrano. Del domatore di leoni, ma non è così. Guardate quanto è bella questa carta. Voi dovete recuperare il vostro valore esterno ed interiore. Voi siete una moltitudine dentro di galassie, cioè di possibilità. Siete una sovrana. Conoscete, avete saggezza e sapienza tra le mani e siete anche positivamente altera. Dovete recuperare questo. Voi dovete abbandonare quelle spade, dovete cingervi nuovamente il capo di fiori, cioè dovete mettere voi stessi al centro della vostra vita, della vostra situazione. Vediamo un po' lo stato d'animo com'è. Eh sì, dovete riaprire un dialogo con la vostra anima, qui la musica la dovete suonare voi per voi stessi, dovete rientrare in contatto con il vostro angelo, cioè il vostro sé profondo, che vi cinge comunque una mano, non vi cinge, vi porge per cingere la vostra mano e dovete creare questa spirale positiva per recuperare energia. Perché in questo momento siete sì fermi seduti, però non dovete essere più seduti e fermi così, rivolti con il pensiero e con l'azione al passato, ma dovete scrivere una nuova musica, un nuovo copione, dovete cambiare il ritmo della vostra vita. Sì, va bene raccogliersi. Va bene fermarsi, va bene riflettere, confermo, va bene stare così, però non così con le spade, ma così, con la vostra forza vitale. Nutrire il ventre della vostra creatività, quello stesso ventre che abbiamo visto prima nel chakra del cuore, dell'espressione del plesso solare, è stato offeso dai comportamenti di questo individuo. Lo dovete abbracciare, lo dovete cingere. E dovete da lì piano piano recuperare quella forza, la forza, l'amore, il calore si trasmettono anche a tutto il resto del corpo e alla mente. E dalle vostre stesse mani lo potete poi trasmettere agli altri nel contatto. Dovete guarire voi stessi, la vostra ferita interiore. E lo potete fare solo raccogliendovi. Sapete quando gli animali sono feriti o malati? Lo fanno anche i gatti, si nascondono, si ritirano, non si fanno vedere più fin quando non sono guariti. Ecco, voi dovete fare quello. Vi dovete ritirare nella vostra interiorità, nei momenti di pace e stare lì fermi. Non dovete fare niente di che, voi vi dovete solo prendere in braccio. Dovete prendere in braccio la vostra anima, perché la guarigione, il vostro corpo, la vostra anima è sapiente, sa cosa deve fare per guarire, lo fa da sé, ma le dovete concedere il tempo, spazio e attenzione. Guardate, fermate i pensieri o trasformateli in pensieri di riflessione e meditazione. Vedete? Come se il vostro terzo occhio, la capacità anche di vedere oltre, o comunque la capacità di vedere in generale e vedere in maniera corretta, dovesse essere recuperata. Voi la dovete recuperare perché in questo momento avevate vissuto e avete vissuto un attimo di turbamento dovuto al fatto che lui, con il suo fare, circense e da persona un po' ingannatrice,
Vi aveva confuso, vi aveva messo dinanzi una realtà con quelle sue grandi promesse che era semplicemente una realtà di cartapesta, illusoria, una finzione. Dovete recuperare il vero senso del reale, ma del vostro reale, della vostra vita. Questo, ragazzi, è per la prima variante, per la variante azzurra. Ora andiamo a vedere, aveva promesso amore eterno, grandi cose, grandi palazzi, mari, monti, conquiste, e per la variante gialla cosa è successo? Ah, eccoci qua. Quest'uomo, questa donna sono entrati nella vostra vita con l'ardore della passione. Qui sono state notti d'estate, cioè notti di fuoco. E c'è stata sicuramente tanta sintonia e io credo che sia stato un incontro intenso, ma veloce, cioè la frequentazione breve, ma in quel breve lasso di tempo, passatemi il termine, in tutti i sensi ci avete dato sotto. E la cosa è stata reciproca, è stata anche molto piacevole, non siete stati mica forzati, no, no, qui c'è stata intesa da tutte e due le parti, vi siete proprio trovati, però può essere che oltre a bruciare assieme vi siete anche scottati l'un con l'altro. Lui deve avervi fatto delle grandi promesse perché magari, che ne sai, qua rapporto karmico, vi siete riconosciuti, anche lui avrebbe voluto stare per sempre con voi, in quel frangente poteva promettervi queste cose, ma poi. E poi c'è stato l'allontanamento. E si è stato ritirare sui pantaloni, uomo o donna che sia, perché non sappiamo se voi siete uomini o donne, state chiedendo, e l'altro è stato lasciato lì. È stato lasciato lì. Triste, disilluso a pensare, e la persona che è andata via con molta naturalezza. È come dire, nel mentre faceva dell'amore era come essere ubriachi. Qualsiasi cosa è stata detta doveva essere presa col beneficio del dubbio, va detto lui, che è andato via. Quelle erano parole dettate dall'impeto del momento, non erano promesse vere. Voi avete creduto e si sarà anche scusata questa persona. Vi avrà detto perdonami, non era quello che intendevo, mi hai frainteso. Però voi avevate preso sul serio le promesse che questo individuo, questa donna, vi aveva fatto in quel momento. E si è creata quindi questa spaccatura. Qui abbiamo la conferma del rapporto molto forte che c'è stato. Rapporto fisico, guardate, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, lo confermiamo. E guardate al centro ora questo albero per metà spoglio e per metà con i fiori, cioè quelle promesse che erano state fatte sono state prese sul serio solo da voi. L'altra parte è quella senza fiori, cioè è lui che è andato via, lei che è andata via, che si è comportata semplicemente così, come questa persona che sta divorando con molta tranquillità un pesciolino, così ha fatto con voi, cioè ha preso, ha bruciato con voi, vi ha bruciato, vi ha scottato, se n'è andata via perché stava semplicemente consumando un pasto. Con la quotidianità e la tranquillità di consumare un pasto, per voi era, è stato ed è, e avevate inteso anche quel comportamento come un qualcosa di molto di più. Probabilmente la persona con cui siete stati è una persona benestante che ha anche a monte una situazione, diciamo, stabile, quindi si è concesso una scappatella, breve o lunga che sia stata, lunga nel senso reiterata, ma non lunghissima. Voi speravate in altro, avete sperato in altro, lui invece proprio vi ha fatto capire dopo, no, guarda, non era quello che tu pensavi. Cioè, è stato sincero lo scambio di effusioni, è stato sincero il calore, è stato sincero, non ho finto il piacere, però stop, questo è. Hai frainteso, hai pensato male, cioè io ti ho detto delle cose, ma tu le hai, come dire, le hai. Mi hai amplificato troppo il senso e quindi mi hai frainteso. C'è stato quindi l'allontanamento, questo carro. C'è stato questo cambiamento repentino, veloce, questo voltafaccia, potremmo dire, questo rimangiarsi le proprie promesse, questo tornare sui propri passi, questo allontanarsi in maniera molto veloce, così come questa situazione è arrivata velocemente vi ha sconvolto, così è finita. E lui è stato abilissimo nel fare tutto ciò, non vi ha dato neanche il tempo di rendervi conto. Voi vi siete ritrovati all'improvviso in un grande amore, avete creduto in questo grande amore e poi vi siete ritrovati di nuovo all'improvviso come se nulla fosse accaduto, ma avevate segni. Questa è una carta che abbiamo già interpretato, che ormai lascio nel mazzo perché è la carta principe di questo mazzo, un po' di presentazione, ma per me ha sempre un significato molto importante. Qui
Vuol dire abbandonare il tavolo da gioco, vuol dire rompere con le dinamiche obbligatorie quando accettate un gioco. Se decidete di giocare a scopo a 3-7, ci sono delle dinamiche obbligatorie, cioè si gioca in un modo, non in un altro. Ecco, no, voi dovete avere la forza, perché lui ha barato con voi, dovete avere la forza di abbandonare il tavolo, di cambiare gioco, perché comunque vi siete accorti, dopo che avete perso, che lui con voi ha barato. Vediamo un po' com'è la vostra situazione in questo momento. E vi ha toccato mettervi spalla il peso, la vostra croce, la vostra quotidianità, nella vostra solitudine, rimboccarvi le maniche, riprendere il vostro cammino da soli, tristi e comunque sconsolati e disillusi. E in questo momento vi sentite completamente abbandonati anche da tutti, vi sentite come esposti ad un deserto intorno a voi. Ma vi tocca comunque andare avanti, non potete fermarvi e non potete sottrarvi agli impegni e agli obblighi che avete, e vi tocca andare avanti così, e vi vergognate anche un po', infatti questo cappuccio a coprire la testa, quasi vi vergognaste di essere riconosciuti, perché magari questa storia è anche, diciamo, conosciuta da altri. Abbiamo questo cavaliere di spade. Allora, il problema è che questa persona potrebbe ripresentarsi nella vostra vita, ma con la stessa irruenza, e potrebbe causare lo stesso dolore, lo stesso distacco della prima volta. Quindi sappiatelo, se è già successo, voi già lo sapete, aspetto una vostra conferma, se è una persona che va e viene. Ma lui viene con il suo candore, con il suo cavallo bianco, cioè lui viene una notte di sesso d'amore con voi, è normale, non vi sta togliendo niente, anzi vi sta facendo un regalo, anzi vi sta anche facendo un favore quasi quasi. Invece nel frattempo vi sta depredando di una parte profonda di voi. Ma lui viene proprio in guerra, cioè lui viene per consumare e per andarsene, non viene per farvi una carezza o per fare due chiacchiere. Abbiamo una donna comunque bellissima, ne abbiamo un'altra parte di questa storia che ha tanto, tanto, tanto valore, ha bellezza e ha comunque sostanza, ed è un peccato soffrire, per un comportamento del genere. Voi dovreste, riavvicinare la vostra legalità, quindi il vostro valore, dovete recuperare quello. È l'unico modo per uscire da questo meccanismo e quindi sottrarsi al tavolo da gioco di prima, dove lui comunque ha barato e dove le dinamiche dei giochi, essendo sempre le stesse, se continuate a fare lo stesso gioco, si ripeteranno. Emotivamente vi trovate ad un bivio, vorreste cambiare strada, ma vi crea una grande sofferenza. Tutto è ruota intorno anche alla passione, perché fisicamente a voi questa persona piace, non sapete che pesci prendere. Mentre lui che pesce prendere all'inizio lo sapeva, vi faccio rivedere la carta. Lui le idee chiare le ha avute fin dall'inizio, voi non sapete cosa fare, vi sentite quindi in bilico, senza una possibilità di appiglio, vi sentite cadere senza una possibilità di sostegno, di riparo. È una situazione che non volete affrontare, la scelta non la volete neanche ponderare, neanche sentire, quindi io credo che voi in realtà vogliate rimanere in questa situazione, meglio poco che niente, pensate in questo momento, il che mi dispiace molto perché lui si approfitta di voi. E la situazione emotivamente quindi è una chiusura dal non voler sentire ragioni e neanche consigli o suggerimenti. State lì a rimirare quella piccola cosa che lui vi dà, un piccolo fiore in cambio di un po' d'amore, e vi accontentate. In questo momento voi di questa situazione vi state comunque accontentando, sebbene vi faccia soffrire. E vi faccio soffrire tanto, non poco, questo è il punto. Quindi non lo so, variante gialla, sta a voi capire cosa volete fare. Datemi informazioni, fatemi sapere. Vediamo per la variante rossa, aveva promesso questo grande amore, tutto il resto, e invece? Ah, invece questa persona se l'è cantata, se l'è suonata, vi è venuta a fare una bella sviolinata, vi ha convinto, vi ha colpito, vi ha rallegrato magari una quotidianità che era diventata apatia, anche stanchezza. È entrato nella vostra vita come un elemento positivamente di disturbo che ha creato un movimento in un'acqua stagnante, vi ha rimesso in moto, vi ha appunto proprio portato gioia.
gioia, perché è una persona che porta gioia, ma questa è una persona che ha tante altre persone intorno, uno voluto, piacente, desiderato e che sa di esserlo e sfrutta questa occasione. È un bello e dannato, per capirci. Voi vi siete sentite completamente immobilizzate davanti a lui, vi ha messo a nudo i lati positivi e i lati negativi, vi ha costretto a dovervi guardare in faccia, a confrontarvi con la vostra vita e il suo passaggio nella vostra esistenza con l'allontanamento successivo vi ha lasciate molto debilitate e soprattutto vi ha lasciato debilitate anche a livello psicologico, quindi siete giù di morale, oltre che a non stare bene anche fisicamente. Magari non sono cose gravi, però non sono state neanche cose da poco. Vi ha logorati comunque questa persona. Ed è stata una persona anche qui molto abile, abbiamo un mago, abbiamo un carismatico, abbiamo una persona che sa muovere le cose, sa gestire gli elementi, sa somministrare gli argomenti come comportamenti, cioè è uno che può ottenere quello che vuole perché ha tutti gli strumenti per farlo, ecco. E lui l'ha fatto, semplicemente lui l'ha fatto perché lui non si fa remore morali. E non è neanche una persona che se la prende se voi vi comportate così con lui, cioè se voi avete tante donne e lo frequentate, lui va benissimo, cioè l'importante è che lo lasciate fare come gli pare, non è uno che predica bene e razzola male, no, no, lui predica male e razzola peggio, ma accetta che lo facciate anche voi. Vedete, è una persona che comunque da ogni situazione trae comunque il suo profitto. Se lui è vicino a una persona è perché c'è qualcosa che può prendere, che sia un contatto, una notte d'amore, due chiacchiere, comunque è uno che prende e che dà. Il profitto si fa anche investendo, quindi lui investe di suo per guadagnarci. Non fa nulla a caso, non è uno che si spreca o spreca energie tanto per riempire il tempo, tanto per essere cordiale, no, se una cosa non gli piace sa essere anche maleducato e tagliare a corto. Comunque per questo rapporto il punto è questo, la fine, qui questa è una persona, abbiamo detto che potrebbe tornare, ma io credo che non si faccia sentire da un po' e questo lo suggerisce questa carta, che ci sia stata una fine comunque necessaria, forse lo avete anche in parte allontanato voi proprio perché vi ha debilitato e questo male che vi ha fatto vi ha portato a prendere una scelta ad allontanarlo nonostante voi pensiate ancora a lui. Però lui potrebbe benissimo rifarsi avanti, solo che per voi questo cavaliere che abbiamo visto prima arriva così, è un qualcosa che vi sottrae energia, non che vi dà energia. Per quanto lui investa di suo per trarne poi un profitto, è un investimento che a voi non conviene. Se voi foste una banca, per voi sono dei prodotti che vi fanno male, cioè vi fanno peggiorare, vi fanno guadagnare in realtà nulla. E infatti voi lo avete allontanato necessariamente per recuperare le forze. E questa è la carta del benessere, quello verso cui dovreste tendere, comunque sia. E, ne avete necessità e probabilmente avete già recuperato un po' di forza. E confermo il fatto che per stare meglio dobbiate tenerlo quantomeno lontano. Oppure dovete accettare razionalmente senza più subire queste dinamiche. Vi piacciono queste dinamiche, questo tipo di relazione potrebbe andare bene per voi? Se sì, continuate, altrimenti lasciate perdere perché non farà altro che farvi del male. Involontariamente, ma l'esito sarà quello. Vediamo un po' il vostro stato. Siete sì, una regina che comunque ha deposto le armi perché ha messo un punto su questa situazione. Vedete? La spada l'avete puntata a terra, l'avete fermata, siete in una fase in cui state facendo il punto della situazione, come ho detto anche ad altre persone, il volatile bianco sulla spalla è l'anima, state molto riflettendo con voi stesse, anche in questo momento in cui state uscendo un po' da questa sorta di convalescenza dell'anima, state cercando di capire i perché e il per come. Probabilmente avete ricominciato anche a frequentare altre persone, non solo a livello di amicizie, proprio a livello di frequentazioni per dimenticare lui o per tirare lui fuori dalla vostra vita. Magari non è che vi appagano queste frequentazioni più di tanto, però quantomeno vi tengono impegnata, che è la cosa che voi cercate molto in questo momento per distrarvi.
Perché rimanere fermi senza fare nulla sarebbe ripiombare in una sorta di convalescenza, perché voi questa persona ha fatto male fisicamente e spiritualmente, c'è una convalescenza fisica e una interiore, e dovete assolutamente prendervi cura di voi stessi, recuperare, ridare ordine alla vostra vita. Il 4 è l'ordine materiale, spirituale, l'organizzazione. Ecco, voi dovete riprendere in mano tutti gli aspetti della vostra vita e ridare le priorità. Ecco quello che dovete fare. Riassegnare ad ognuno di questi aspetti la giusta priorità, mettendo voi al centro di queste priorità. Voi siete il sole intorno al quale le priorità devono girare. Emotivamente parlando, siete sì, sarà una carta bellissima che abbiamo già incontrato. Viene confermata la fase di convalescenza dalla quale state cercando di uscire. Vi siete per forza dovute sedere e fermare. Fermare a riflettere, a ponderare, perché la dispersione di energie, questa sorta di emorragia lenta ma continua, vi stava dissanguando. E avete dovuto quindi, per forza di cose, imporvi uno stop necessario per non soccombere allo stato di cose, alla pressione vissuta in quest'ultimo periodo. L'incontro passionale è stato burrascoso. Probabilmente, sebbene vi siate trovate anche fisicamente tra di voi, però forse voi molto sensitive da queste carte avete anche fiutato o già l'oltre, avete sentito anche il contrasto. Era un incontrarsi di onde, ma un infrangersi in cui ci si mescolava, sì, ma in maniera violenta. Questo è stato. È stato comunque un incontro energeticamente violento, forte, di impatto, ma violento, e voi questa cosa l'avete sentita. Poi c'è stato l'allontanamento, lui con gli occhi chiusi e voi che avete guardato questa situazione come a dire: ecco, io lo sapevo, sarebbe andata così nuovamente. Quello che le carte a livello emotivo possono suggerire è la necessità, appunto, come di ristabilire le priorità, dare ordine, di riprendere il cammino. Voi dovete ridare alla vostra vita una direzione, quindi stabilire le priorità, dare una direzione e riprendere il cammino, rimettermi in movimento, altrimenti quella stasi in cui siete crollati e che vi ha debilitato, continuerebbe così a farvi male e soprattutto rimarreste in questa situazione di emorragia continua dove ci sono le radici ma non fiorisce più un albero. Quindi ragazze, non lo so, questo è tutto per la terza variante, quella rossa. Io aspetto i vostri commenti, sarà un interattivo molto interessante, particolare, una domanda diversa e niente, fatemi sapere, scrivetemi dove volete, nei commenti, in chat, in privato, come vi pare. Io vi ringrazio, se vi piace il canale seguitelo, se volete gli aggiornamenti spuntate la campanella, passate parola e grazie di tutto e al prossimo interattivo. Ciao ciao!